all'esterno della palestra Santa Chiara di Trento, dove si è appena concluso il primo incontro della fase interregionale alle 15, e volevo chiedere a Pierluigi alcune considerazioni sul risultato e cosa ne pensa la società. Ah, prima di tutto grandissima soddisfazione oggi, perché veramente siamo riusciti a vincere la partita che serviva per andare avanti. E era veramente importante vincere questa partita, perché così oggi pomeriggio, 3-0, abbiamo vinto contro il Cervignano del Friuli, ed era veramente, oggi pomeriggio ci giocheremo le nostre chance contro una Trentino Volley che sicuramente in questo momento è favorita, però comunque dovrà vedersela con noi, che siamo abbastanza agguerriti. Importante per la società è questo risultato, perché effettivamente l'anno scorso siamo riusciti a vincere una partita interregionale under 18, quest'anno invece siamo riusciti a vincere questa partita importantissima della 15, e quindi per la società è veramente una grandissima soddisfazione. Da poco che siamo nati, però veramente stiamo lavorando molto bene, i ragazzi veramente sono stati molto 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 bravi, e veramente la società è soddisfatta e orgogliosa di questi ragazzi. Ecco, abbiamo coach Arno, terminata la partita, innanzitutto i complimenti, un applauso per la bellissima prestazione di Arno, e anche la piacere, quali considerazioni si possono fare alla conclusione di questo. Beh, intanto sì, sono soddisfatto di come è andata la partita, perché è andata esattamente come speravo si riuscisse a fare. Riuscire nell'intento non è sicuramente facile, ci siamo riusciti, loro sono partiti bene perché sono una bella squadra, ma l'età del primo set si sono disuniti e da lì in poi è stato molto più semplice per noi. Cosa si può dare per la prossima partita? Si vedrà, nel senso che l'Itas è un altro pianeta rispetto a Udine. Sicuramente se giochiamo bene possiamo metterli in difficoltà, e quando vanno in difficoltà iniziano a commettere errori come tutti gli altri. Se invece non riusciamo ad essere costanti noi, a metterli sotto pressione, e loro giocano come hanno giocato ieri, e lì diventa dura. So che oggi sono stati veramente molto molto concentrati e hanno fatto tutto quello che dovevano fare, come loro sanno fare. Chiaramente non si può pretendere che facciano cose che non sanno fare, ma quello che sanno fare oggi l'hanno fatto, con la concentrazione massima dal primo all'ultimo pallone, cosa che raramente siamo riusciti a fare durante la stagione, ma questo dato all'importanza di questa partita che loro sapevano. Benissimo, e quindi io rinnovo di nuovo.